Buonasera e benvenuti all'appuntamento con le nostre breaking news, le ultime notizie su Teletruria. La provincia di Arezzo, la prima in Italia, ha firmato un accordo con Movion, società del gruppo Autostrade, per monitorare il ponte Buriano con il drone chiamato Argo, una tecnologia avanzatissima che Autostrade per l'Italia sta utilizzando per i molti ponti e viadotti che corrono sul sistema autostradale, che viene utilizzata per la prima volta in ambito non autostradale. Proprio per Ponte Buriano. È tornato l'Arezzo Passioni Festival, o quantomeno una costola anticipatoria di quella che sarà l'estate, con Walter Veltroni ospite a Rigutino, nella bellissima villa di Frassineto, per presentare il suo libro su Aldo Mori. Nel frattempo ha svelato che sta lavorando anche ad un cortometraggio con la moglie di Paolo Rossi proprio sulla vita dell'ex campione del mondo. 10 rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede hanno visitato oggi Rondine, ma anche la città di Arezzo, per favorire il rilancio della campagna Leaders for Peace lanciata proprio a New York dal presidente della cittadella Franco Vaccari. 10 rappresentanze diplomatiche che poi sono appunto andate a fare un giro in città, hanno apprezzato le bellezze artistiche e anche quelle religiose, con la cattedrale in primo piano, dove sono stati accolti dal vescovo Riccardo Fontana. E questa era l'ultima delle nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.